Eh sì, care amiche, eh sì, cari amici, abbiamo toccato il fondo, sono veramente, veramente dispiacere. Ho tanto dispiacere, abbiamo toccato il fondo perché sì, è venuto il pareggio al 90esimo di Jovic, che così ci permette di portare a casa un punto, ma è proprio tutto in generale. Abbiamo toccato il fondo, abbiamo avuto un altro flessore. Ne mancavano tre o quattro all'appello, poverini, i sopravvissuti. Fra questi c'era Tomori, anche oggi fra i migliori in campo. E anche Tomori, anche lui, per un mese se ne starà fuori. Lesione al flessore, è inutile andare a vedere quanto grave è. Non si può più continuare così, l'ho già detto, eppure abbiamo toccato il fondo anche sul piano del gioco, sul piano della volontà. Sì, c'è stata qualche occasione nel finale, però contro una squadra in difficoltà mentale, una squadra che era stata tramortita subito al 17esimo, bisognava chiudere la partita. Il Milan si è fermato anche sul piano dei singoli. Non mi hanno convinto delle decisioni, delle scelte di Pioli. C'era un giocatore solo che fa la differenza, sempre, perché è un campione nella Salernitana. Uno. Con i suoi cross, con i suoi tiri, con le sue tiri a giro, con i suoi rasoterra, ed è Candreva. E il Milan l'ha lasciato là. Theo Hernandez dentro c'era solo da turare Candreva, perché da tutto è venuto da Candreva sempre, tra cui anche il gol del pareggio di Fazio, questa volta su corner. E signori, non si può continuare così. È un Milan, non so dove possa andare il Milan, se pareggia al 90esimo con l'ultima in classifica, sì, sinceramente non so dove si possa andare. Non so dove si possa andare. Aveva iniziato, signori, Milan fino all'assedio finale aveva realizzato il gol, un tiro rasoterra nel primo tempo e nel secondo tempo un tiro di Loftus-Cheek. Nient'altro, nient'altro là davanti. La prestazione questa sera di Leao, poi nelle belle pagelle andremo a esaminarla, ma parliamo della partita. Il Milan va in vantaggio con un gol proprio di Tomori su assist di Leao, l'unico brillio, se vogliamo dire, di una partita totalmente insufficiente da parte di Leao. Leao mette in mezzo e di testa, dopo il tocco di Giroud, realizza Tomori. Poi giù la Saracinesca, non ha fatto molto la Salernitana, poi ha incominciato a crederci e il migliore in campo è stato Maignan, che ha salvato soprattutto nell'ultima occasione quando è venuto il corner e dal corner Fazio è volato là in alto per segnare il gol del 1-1. Nel secondo tempo nulla, Milan per 30-35 minuti nulla, male Theo, male Giroud, male Leao. Poco Loftus che almeno ha tirato una volta in porta, poco Pulisic. Poi un minuto nella stessa azione, sembrava l'episodio di Ciao contro il Borussia Dortmund. Vediamo l'immagine che non vorremmo più vedere. L'incubo, il cauchemar, il nightmare, vi do tutte le parole in tutte le lingue. L'incubo, la mano sulla coscia di Tomori. No, non facciamo in tempo a guardare l'azione. Il migliore in campo Maignan tira Candreva da 30 metri, un tiro rasoterra non irresistibile, e la paperona di Maignan che macchia le ultime settimane straordinarie, e anche questa sera era stato il migliore in campo. Errore sesquipedale del nostro migliore in campo. Quando anche il nostro migliore in campo commette questi errori, bisogna incominciare a pensare che cosa stia succedendo. Poi ha provato Pioli a cambiare, era entrato Simic perché anche Kjær. Adesso con Tomori non ci sono più difensori centrali. Non bisogna andare a aspettare l'opportunità, il presto. Bisogna, care amiche e cari amici, cara proprietà, cara società, bisogna andare a mettere del denaro fresco per prendere un difensore centrale. Non è più tempo dei prestiti, non è più, bisogna tamponare, se no nelle prossime settimane abbiamo Kjær, Simic, Theo e non abbiamo nessun altro.
se non metti eventualmente, non so se ti inventi qualcosa. Non possiamo giocare le prossime settimane con Simic e Makengo, che è l'altro nome che io conosco di più del difensore centrale della primavera. Non si può, è un'onta per i tifosi, per i compagni di squadra e per i giocatori del Milan. Zlatan ha visto, c'era Giorgio Furlani di fianco a lui, bisogna intervenire. Un altro flessore, arriviamo a 30, senza la lode, 30, è incredibile cari amici, cari amici, cari amiche, cari amici, 30 infortuni, incredibile. Il Milan poi, subito il gol, ecco, c'erano due, è entrato molto bene Jovic, colpo di testa, parata del portiere, è andato a colpo sicuro, altro miracolo di Costil. Poi, quando sembrava che tutto fosse ormai compromesso, meno male, almeno non perdiamo, è arrivato un cross e la bella girata di Jovic, che si conferma giocatore certamente importante, perché ancora è stato il più pericoloso. Giroud in questo momento è in difficoltà fisica, ha male la caviglia, non lo so, però bisogna cominciare a turnarlo. Adesso io non so se la società prenderà provvedimenti, se si andrà avanti così, però un altro flessore, tre flessori dei tre difensori centrali, è una cosa. Ciao andato, Tomori andato, Kalulu andato, e speriamo che sia solo il flessore, che sia solo il muscolo, perché questa è la situazione. Stiamo vivendo nel mondo della irrealtà. C'era un telefilm negli anni 60, ai confini della realtà. Siamo ai confini della realtà per quello che riguarda gli infortuni. L'ho già detto in settimana, quello che ha detto Carlo Marx, ve l'ho detto. La storia si ripete sempre due volte. La prima è tragedia, la seconda è farsa. Non si può più continuare così. Poi ci possono dire quello che, ma proprio anche nell'esprit, nello spirito della squadra oggi abbiamo visto delle grandi difficoltà. Poi la reazione veemente, poi c'è stata anche un'occasione nel finale, ma la Salernitana come l'Udinese ha vinto una partita. Adesso cerchiamo di tenere questo benedetto terzo posto e per pudore, ma l'avevo già detto altre volte, non voglio certamente pensare ad altro. Cerchiamo di tenere il terzo posto, cerchiamo di andare avanti, non so con quali giocatori, però bisogna intervenire sul mercato subito, domani, fra un'ora, ma non chiedendo dei prestiti. Prestiti si ridaranno dal 15 di gennaio, ma io col Sassuolo con chi gioco? Con Kjaer Simic? Con Kjaer Simic? Metto Theo Hernandez? Stasera Theo Hernandez? Io poi non riesco a capire anche Stefano Pioli, poi approfondiremo questa questione. Mi tiene Theo Hernandez in mezzo, senza che il Milan produca nulla. Fai il 4-3-3, 4-2-3-1, ma tienene 4 indietro. Candreva era sempre solo, Theo era là. È una cosa che mi ha fatto impazzire nel primo tempo, mi ha fatto impazzire. È il giocatore più pericoloso, è come se tu lasciassi il giocatore più pericoloso. E poi Leao, d'accordo che è reduce, ma è la terza partita dopo l'infortunio, è in condizioni psicofisiche, d'accordo. Se poi mi dite perché ha messo due palloni la settimana scorsa e questa settimana in mezzo, però se Mbappé in una partita mette due palloni e mezzo e nient'altro, non credo che bisogna lodare Mbappé. Signori, veramente un dispiacere. Guardavo i tifosi del Milan che hanno applaudito il mio idolo Pippo Inzaghi, però non è questione del punto o non il punto, è il Milan che, però non vedo nulla, perché stasera fa in vantaggio con la Salernitana, devi chiudere la partita. Non so quello che prenderà la decisione per quello che riguarda il mercato, bisogna operare il giorno di Natale, e per quello che riguarda Pioli deciderà la società che cosa vuol fare. Indubbiamente abbiamo visto un Milan, quando ho detto ha toccato il fondo, proprio per la stessa secondo tempo con l'Atalanta, lo stesso secondo tempo che abbiamo visto tante volte. Parliamo bene di quello splendido giocatore
tocco ferro, che è Reinders, strepitoso. Loftus è autore del primo, dell'unico tiro in porta. Però signori, purtroppo devo scriverlo. Ho chiesto, ma anche se pareggiamo, mettiamo, abbiamo toccato il fondo. E mi hanno detto, e penso proprio di sì, perché contro l'ultima in classifica che ha, senza, che ha messo Magnan migliore in campo, l'ultima in classifica, migliore in campo insieme a Reinders e Tomori, fin quando è uscito per l'ennesimo flessore, è stato Magnan, che però anche lui ha commesso l'errore. Se anche incomincia anche Magnan, non va bene. Signori, no, sono dispiaciuto, sono triste, sono amareggiato. Mi sembrava la partita col Borussia. Nello stesso momento si fa male Ciao e arriva il gol del Borussia. Si fa male Tomori, l'azione continua, ovviamente non buttano via la palla. Noi l'abbiamo buttata via quando è andato, si è fatto male Dia. Tiro da lontano e, la, e il gol di Magnan. Non è più possibile, bisogna capire, c'è una grande, grande involuzione. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo.